di su sono strutture oppure libere. Come potremmo procedere? Si potrebbe procedere con una scala. Oppure? O un cestello. Non è troppo costoso. Alternativa, potremmo usare il mio drone. Potrei portare il mio drone, decollare dal prato e andare a raggiungere il tetto e visionare le grondaie. Per guardare le grondaie dell'ENAIP ho pensato di portare il mio drone. Quindi il drone funziona in questo modo. Praticamente con il comando di sinistra si può far salire il drone, farlo scendere, farlo girare su se stesso a sinistra o a destra. Mentre con il comando di destra si può farlo andare avanti, indietro oppure farlo spostare verso sinistra o verso destra. E qua invece abbiamo l'iPad dove posso vedere quello che filma il drone e i vari comandi. Adesso col drone sappiamo che le grondaie sono pulite e possiamo fare il giro dell'orto e della scuola e anche per controllare l'altezza delle piante. Allora, in campo del giardinaggio capita che bisogna calcolare l'altezza degli alberi. Per determinare l'altezza di un albero si può utilizzare il criterio di similitudine di un triangolo. La ripresa dall'alto ci permette di capire quanto effettivamente la pianta occupa spazio per poi fare calcolare lo spazio che può occupare per predisporre la potatura.